San Marco per queste pillole che ci raccontano del fatto che San Marco non era discepolo di Gesù, però è stato uno stretto collaboratore di San Paolo e addirittura San Pietro lo definisce figlio mio in senso spirituale. Quando San Pietro viene liberato miracolosamente di prigione, va alla casa di Maria, madre di Giovanni, detto Marco, dove i cristiani, i primi cristiani, si radunavano in preghiera. Questa stanza è probabilmente il cenacolo. Allora, Marco è il figlio di Maria, la proprietaria del cenacolo. San Marco compie il primo viaggio missionario insieme a Paolo e a Barnaba. Barnaba è suo cugino. Barnaba è il capo missione, insieme a Barnaba c'è Paolo, e i due scelgono Marco come servitore, come aiutante. Salpano da Antiochia e vanno a Cipro per l'evangelizzazione di questa isola. Quando ripartono da Cipro per andare a un'altra Antiochia, Antiochia di Pisidia, verso nord, arrivati al porto di Perge, Marco torna a Gerusalemme e si rifiuta di andare ad Antiochia. Terreno impervio, montagne, paludi, oggi diremo fossi e greppi, eppure Marco, con il suo carattere, è probabilmente in disaccordo con Paolo, quindi torna a Gerusalemme. Quando poi Paolo dovrà partire per la seconda missione, si confronterà con Barnaba. Barnaba voleva portare Marco e San Paolo dice: io con Marco non ci vado. Quindi sceglie Sila e Paolo e Sila si imbarcano per un'altra missione, mentre Barnaba e Marco tornano a Cipro per vedere la comunità che avevano creato. Rapporti con Paolo e Marco tornano ad essere buoni, perché quando Paolo è in prigione a Roma, dalla prigione scrive al collaboratore Timoteo e dice: ho bisogno di aiuto, vieni a Roma insieme a me e porta con te Marco, il quale ci sarà molto utile per la missione. Non sappiamo se Marco, arrivato a Roma, trova Paolo in vita oppure Paolo è stato già ucciso dai Romani. Quello che è certo invece, e questo lo sappiamo, che Marco si mette al servizio di Pietro. Pietro, primo testimone oculare, e trascrive nel Vangelo, si fa interprete di Pietro, ma mette anche, come abbiamo visto poi nel Vangelo, tanti tratti che ci dicono che Marco stesso è stato un osservatore di Gesù. Allora chiediamo a Marco in questa nostra festa quest'anno che ci sia d'aiuto affinché noi possiamo metterci al servizio a fosse a greppi di Gesù. Buona festa di San Marco a tutti. Nella santità.